Buonasera a tutti. C'è la curva. Allora, qui molti di voi, insomma, mi conoscono e quindi faccio ciao e grazie, insomma, per essere venuti. Alcuni di voi invece non mi conoscono e faccio ciao e grazie per essere venuti. Allora, in realtà questa sera io vorrei parlarvi dei nostri sensi sottili e non è un caso che appunto ho intitolato questa presentazione come L'angelo e la luce che è in te. Scopri la tua chiaroveggenza, chiarudienza e chiarosenzienza. Perché in realtà questi sono argomenti che in linea di massima sono un po' reputati al limite, un po' extra. Prima non faceva, adesso va troppo. Allora, aspetta. La puoi abbassare lì? Se, questo? Perché se la abbassi... Ecco. Abbassala pure. Ah, ok, così va molto bene. No, perché prima funzionava, adesso funziona troppo. Allora, quindi, l'angelo e la luce che è in te. Perché? Perché generalmente questi argomenti sono sempre un po' molto al limite e quando si parla di chiaroveggenza, chiarudienza, chiarosenzienza, si pensa sempre a qualcosa di magico, a qualcosa di... cioè, magico inteso in realtà... Cioè è magia, però è magia nel senso della nostra luce, della nostra energia, non magico nel senso, tra virgolette, no? Negativo del termine o comunque sia non positivo. Quindi l'approccio che io ho nel cercare di spiegarvi queste cose è nel cercare di farvi capire che in realtà queste sono caratteristiche che tutti noi abbiamo. Esserne consapevoli è un altro paio di maniche, però comunque sia sono appunto è il potere del sesto senso, cioè sono delle caratteristiche che sono in tutti noi e in qualche modo ci potrebbero effettivamente molto aiutare e potrebbero essere un validissimo aiuto proprio come il navigatore satellitare quando ci deve portare, no? In una città dove non conosciamo. E diciamo questa caratteristica potrebbe in qualche modo guidare le nostre azioni, guidare se vogliamo anche le nostre decisioni e anche il nostro comportamento di fronte a tante situazioni che a volte reputiamo difficili, impossibili, impegnative, difficilmente superabili. Allora, io parto dal presupposto che per me non è stato facile per niente, quindi dico ciucolasino perché... Comprendo perfettamente che voi possiate avere, tra virgolette, i vostri dubbi, perché io, per dire, ce l'ho avuti per anni e anche se in realtà sin da piccolina avevo, cioè percepivo che avevo delle caratteristiche particolari, perché comunque facevo dei sogni particolari, riuscivo in qualche modo a cercare di percepire cose che magari sarebbero successe, però io ne avevo una paura pazzesca e quindi non, cioè, reputandomi strana, le soffocavo dentro di me. E quando sono stata più grandina, diciamo, nei casi in cui ho cercato di prendere un pochino in mano la situazione, varie volte sono andata a farmi benedire pensando di essere impossessata da qualche strana entità, però in realtà non venivano fuori entità di alcun tipo. Quindi, cioè... Anche il mio approccio a questo tipo di capacità in realtà non è stato né facile né immediato e non ho neanche mai avuto nessuno che in qualche modo mi potesse dire sta tranquilla, vivilo in maniera tranquilla, perché anzi, semmai il contrario, perché appunto se avessi in qualche modo reso, diciamo così, ufficiale certe cose che in realtà sentivo che avrei potuto fare, avevo paura magari di essere rinchiusa per un trattamento sanitario obbligatorio.
Quindi ecco, io in questo momento vi sto parlando veramente con tutto il cuore, cioè con meno scienza e proprio più cuore, nel senso che vi voglio comunque mandare il messaggio che a me mi è arrivato, diciamo, con difficoltà, ma è proprio per questo che invece io vorrei trasmettervi tutta la tranquillità possibile e immaginabile nel cercare di capire se voi avete o meno queste caratteristiche, perché veramente potrebbero essere un valido aiuto. Allora, io come, diciamo così, come operatrice olistica, in realtà nasco come pranoterapeuta ed esperta in medicina vibrazionale. Ecco, diciamo che questa mia esperienza nello studio della medicina vibrazionale è quella che forse per prima mi ha avvicinato appunto allo sviluppo e anche all'approfondimento di queste particolarità, diciamo, di questi sesti sensi, quindi chiaroveggenza, chiarosenzienza, chiarudienza, sarebbe anche la chiaroconoscenza, ma quella merita, diciamo, un altro spazio un po' a sé stante. Quindi la medicina vibrazionale che cos'è? È appunto un modo per, in qualche modo, una tecnica di guarigione tramite anche la chirurgia psichica che si mette in connessione non solo con le vibrazioni, diciamo così, con la luce dell'universo, quanto proprio anche con le vibrazioni delle persone con i quali io in qualche modo vengo a contatto nel momento in cui si fanno fare, diciamo, un trattamento di chirurgia psichica, che appunto, e qui rientra tutto, chiaroveggenza, chiarosenzienza, chiarudienza, una tecnica di guarigione che serve per sbloccare i blocchi aurici. Quindi io, tramite questa, diciamo così, a forza di fare questi trattamenti, a forza comunque sia di in qualche modo avere esperienza in questo senso, questo mio sesto senso si è andato dilatando abnormemente, per cui se prima qualche volta era così, insomma, facevo qualche ganzata, dopo è diventata, diciamo, una cosa più, molto più costante, e adesso fa proprio parte, diciamo, della mia vita. Allora, iniziamo con la chiaroveggenza. Allora, intanto vorrei chiarire il concetto di chiaroveggenza, perché molto spesso viene confuso con la precognizione. Cioè, il chiaroveggente non è colui che prevede il futuro, è colui che vede chiaro. È tutto un altro paio di maniche. Perché quando parliamo di previsione del futuro, allora abbiamo, diciamo, la precognizione, nel senso che in effetti per un qualche motivo, molto probabilmente per il fatto che comunque noi tutti siamo collegati, quindi anche se in questo momento io sono qui e voi siete qua, in realtà c'è tutta una serie di cordoni energetici che in questo momento ci legano, nei pensieri, nelle sensazioni, nelle emozioni, ed è tutto un, come dire, un affluire di energia, per cui molto probabilmente la persona che in qualche modo ha questa capacità riesce a connettersi ad un certo livello, ad un livello più ampio, e riuscire in qualche modo a prevedere quello che potrebbe succedere. Ma quella è precognizione. Qui siamo nella chiaroveggenza, cioè vedere chiaro. Quindi entra in funzione quello che viene chiamato il nostro terzo occhio, ed è un modo di vedere chiaramente attraverso tutta una serie di situazioni che poi andiamo a vedere. Quindi con la previsione del futuro non c'entra niente. Semmai ci può essere una forma di chiaroveggenza nel passato, per cui, poi dopo vi spiegherò più esattamente, per cui invece è possibile percepire quello che nel passato è successo alla persona. Se stiamo nell'ambito della chiaroveggenza è perché vogliamo imparare a vederci chiaro. Quindi è la capacità di acquisire conoscenze di eventi, luoghi, soggetti o oggetti attraverso una percezione extrasensoriale di tipo visualizzativo. Quindi qui
mi viene da dire che in effetti il senso, tra virgolette, che va maggiormente utilizzato è quello visivo, perché poi in realtà dopo c'è l'uditivo e andremo a vedere anche il tattile. Però ecco, prima facciamo una prima diversificazione. Infatti ci sono varie tipologie di chiaroveggenza. Allora, generalmente noi pensiamo che la chiaroveggenza sia la maga che con la sfera di cristallo sta lì e fa abracadabra adesso. No? Quella è una forma, perché in effetti tramite le sfere di cristallo si possono vedere delle cose, ma non prevedere delle cose. È uno dei metodi, e neanche diciamo il più particolarmente indicativo per poter capire. Allora, la chiaroveggenza si può classificare in vari tipi, per esempio tattile. Allora, se io per esempio vedessi questo anello, poi dopo tanto ci facciamo l'esercizio, becco. Allora, se io per esempio vedessi questo anello, no? Ora, a parte chi me conosce, che più o meno a grandi linee, no, può sapere, però se io lo dessi a una persona che non sa niente di me, non sa chi so, e gli dico, tu cerca di sapere da me, cioè di me, attraverso il mio anello. Allora, questo anello sarebbe in grado di dire cose assurde, nel senso che tramite anche solo questo anello sarebbe possibile sapere cose della mia vita anche abbastanza consistenti. Ed è un anello, alla fine, cioè uno dice, lo guardo, è un anellino. Eppure questo, per esempio, tramite questo anello è possibile capire da chi è stato regalato, in che situazione è stato regalato, le motivazioni per cui è stato fatto questo regalo, il tipo di energia che in questo momento è su di me, quindi negativa, positiva, mezza e mezza, insomma, qualsiasi cosa. Però questo anello può dare tante informazioni, proprio descrive la storia di come è arrivato a me e di come io lo sto trattando e a che punto sono con la mia energia. Quindi questa è una chiaroveggenza tattile, per cui sentendo l'oggetto, un oggetto. Poi c'è la mantica, che si ottiene utilizzando mezzi divinatori, appunto quello che dicevo prima, no? Le sfere di cristallo, le superfici lucide, i fondi di caffè. Ecco, fa sempre parte comunque delle forme, diciamo così, di chiaroveggenza, ma come appunto potete notare, non sono le uniche e anzi sono delle particolari tipologie. La criptoscopica, la visione attraverso i corpi opachi. Anche qua, per esempio, c'è tipo visioni tramite, sì, vetri opacizzati, però queste in linea di massima sono più tecniche che poi, come dire, si acquisiscono in un secondo momento. Ora, nel momento in cui noi scopriamo di essere più o meno chiaroveggenti, non è che subito ci andiamo a comprare una sfera di cristallo e ci mettiamo lì a vedere, no? Cioè, queste poi dopo in realtà sono tecniche che si acquisiscono in un secondo momento, cioè quando noi veramente decidiamo di imparare a voler vedere in un modo o nell'altro, anche perché dobbiamo prendere in considerazione che ognuno di noi è diverso, per cui la chiaroveggenza che può essere in me e i miei metodi, cioè, vanno bene per me, però magari non è detto che un'altra persona riesca, insomma, con la stessa metodologia ad ottenere il risultato massimo, perché magari preferisce vedere tramite la sfera di cristallo, per esempio. Poi c'è la autoeteroscopia, cioè la visione degli organi interni. Questo è ganzissimo. Questo io quando faccio i trattamenti di chirurgia psichica, questa è una delle prime cose che praticamente vedevo, cioè cercare comunque di entri in contatto proprio con l'energia dell'organo fisico e in qualche modo lo vedi, quindi cioè proprio ti attappare proprio una visione
E tu capisci dal colore, dal fatto se c'è comunque un'energia scura o chiara nelle vicinanze, se in effetti questo organo è malato o comunque sia, che ne so, c'ha qualche problemino, qualche blocco energetico, chiamiamolo così. Quindi questa è un'altra forma di chiaroveggenza, quindi vedere gli organi interni. La telestesica, cioè che è la visione di avvenimenti lontani. Questo a me, per esempio, mi successe una volta, non è tra le mie preferite, però una volta mi è successo, perché ero piccolina e mi era venuta a trovare al mare una mia parente, a me e ai miei genitori, e dopo la sera ritornarono via, ritornarono a Città di Castello, insomma, da tranquilli. Io, nonostante fossi molto piccola, in realtà mi sono fermata a un certo punto, ha detto, dice la mamma, perché io non lo ricordo, di essere diventata proprio molto bianca, molto, molto triste e di aver detto Patrizia Boom, cioè voleva dire che in qualche modo io, nel mio modo di parlare, ero entrata in contatto con un incidente che in effetti era avvenuto e a molti chilometri di distanza da me, perché comunque sia loro erano ripartiti, ma ormai erano quasi vicino a Città di Castello quando hanno avuto questo incidente e io mi sono evidentemente messa in contatto con questo incidente, l'ho proprio visto e ho detto Patrizia Boom, cioè Patrizia, che sarebbe stata mia cugina, incidente, volevo, non sapevo dirlo, ma comunque mi sono fatta capire. Quindi la visione di avvenimenti lontani, che ancora qui ripeto, non è di avvenimenti futuri, perché in realtà stava avvenendo proprio in quel momento. La rabdica, la chiaroveggenza rabdica, è la scoperta di sorgenti d'acqua, di minerali e di cavità. Quindi anche avere, diciamo, la caratteristica, no? Sapere di rabdomanzia è una forma di chiaroveggenza. In più vi aggiungo io che oltre a queste che sono, come dire, quelle classiche, basilari, la chiaroveggenza si esplica anche, per esempio, saper leggere i testi. Un testo chiuso, un libro chiuso, o comunque sia anche se aperto, naturalmente non guardando, però è possibile leggere appunto quello che c'è scritto. E se non è che non è che compaiono le lettere proprio in maniera esatta, però è molto molto facile capire di cosa parla, cioè l'argomento, no? Se stiamo parlando di una certa materia o piuttosto di un'altra, se è uno scritto triste o invece gioioso, capito? E questo si può fare appunto tramite la chiaroveggenza, quindi anche un'altra forma di chiaroveggenza è quella di leggere non leggendo, cioè affidandosi. È sempre chiaroveggenza dei libri chiusi, dei testi, è una forma di chiaroveggenza, cioè qui non è riportata, ma è un'ulteriore particolarità, diciamo. Altra forma di chiaroveggenza invece è capire tante cose sia a livello emozionale che a livello esperienziale di una persona tramite le fotografie. Perché la fotografia non è proprio, cioè certo, ha un'energia profondamente diversa, è ovvio che la persona, cioè di persona c'è un impatto ancora più grande, però tramite la fotografia, per esempio, è possibile vedere sia come sta quella persona e sia, naturalmente parliamo di persone vive. Faccio questa specificazione perché se no andiamo nel campo del medium e non è questo nel settore, nel momento. Qui si sta parlando di mettersi in connessione con delle energie di persone chiaramente vive, quindi una fotografia di una persona viva, e tramite questa fotografia, sentendola, diciamo così, vedendola, è possibile mettersi in contatto con delle cose che stanno succedendo a questa persona e capire se è in difficoltà, non è in difficoltà, se sta bene, se sta male.
Ecco, cerca, cioè è possibile leggere l'energia del momento di quella fotografia. No, digitale preferibilmente no, ma anche per un motivo molto semplice, perché si interferiscono le onde elettromagnetiche del cellulare. E non dico che magari non si possa fare se proprio uno sta messo almeno peggio, fa anche tramite cellulare. Però è molto meno preciso, è molto meglio la fotografia stampata, anche se chiaramente, ribadisco, si legge l'energia del momento in cui è stata stampata la fotografia. Quindi, se tu per dire mi porti una fotografia tua di 4 anni fa, è possibile leggere quello che in realtà ti stava avvenendo 4 anni fa, cioè qual era quel momento. Chiaramente, se me la porti di 5 giorni fa, chiaramente no, si vede quello che stai facendo in questi giorni. Poi, sempre tramite la chiaroveggenza è possibile percepire la composizione chimica o naturale, per esempio, dei preparati. Anche questa, per esempio, è una cosa che potrebbe comunque ritornare utile, perché sviluppando comunque questa sensazione noi potremmo perfettamente capire già prima di prenderla se un alimento o un preparato può essere per noi nocivo oppure no. Perché mettiamo il caso, no, che uno mangia una cosa e non sa magari di essere allergico, che ne so, adesso dico una, ai latticini, facciamo caso. Nel momento in cui noi riusciamo a capire qual è il preparato, diciamo, della cosa che stiamo andando a mangiare, già preventivamente ci viene data l'indicazione che se c'è lattosio quella cosa fa male per noi e quindi già arriva già da sé, cioè già prima l'indicazione che forse è meglio che quel cibo non lo ingeriamo. Per cui è importante anche proprio per capire la nostra relazione anche con i medicinali, con le cure omeopatiche, con sia naturali che chimiche, perché si capisce precisamente qual è la composizione tramite la chiaroveggenza. Ok, allora, qui si va nel mondo delle ipotesi, perché in realtà, siccome sono state sempre reputate forme extrasensoriali, nessuno ha mai in effetti capito come mai. Cioè, cosa avviene nel momento in cui una persona riesce comunque a percepire queste cose? Allora, e qui ci sono varie ipotesi, cioè che il soggetto capta flussi di energia sconosciuta. Ora, io sullo sconosciuto ci avrei qualcosa da ridire perché comunque nel momento in cui tu ti colleghi o ad una fotografia, una persona o all'organo di quella persona, eccetera, in realtà c'è comunque uno scambio energetico tra me e l'altra persona. Radiazioni, le quali partendo dall'oggetto o dall'avvenimento vicino o lontano ne disegnano le forme e le particolarità. Questa è un'ipotesi, ma io non mi ci ritrovo molto. Il soggetto per sua iniziativa riesce a emanare, dirigere una propria e non meglio chiarita facoltà conoscitiva che si esercita senza la mediazione dei sensi verso l'oggetto o l'avvenimento. Il soggetto proietta momentaneamente ed effettivamente fuori dal corpo fisico una propria componente, una specie di doppio, detto corpo eterico, in grado anche di viaggiare a velocità enormi nello spazio e venire a conoscenza di avvenimenti lontani. Questa, sincera, cioè, già mi risuonerebbe meglio, nel senso che comunque sia, in effetti potrebbe entrare in gioco, come dire, anche la parte eterica di noi. Per la modalità della chiaroveggenza tattile, il soggetto sensitivo accede a una quarta dimensione spazio-temporale che appunto si chiama continuum spazio-tempo. Questa anche, diciamo, la sposo abbastanza volentieri, nel senso che effettivamente quando si sente un oggetto, ecco, appunto, quando si sente un oggetto, in effetti tu
entri più in contatto con la provenienza di quell'oggetto piuttosto che dell'energia di quel momento. Faccio un esempio. Allora, noi molto spesso andiamo dagli antiquari perché ci piacciono i mobili antichi, andiamo a comprare un mobile bello che sta bene sulla sala, sulla cucina, oddio quanto è bello. In realtà noi non sappiamo assolutamente che cosa ci stiamo mettendo in casa, perché comunque quell'oggetto parla ed è un oggetto che in qualche modo ha captato tutta una serie di energie che, se non sono positive, vanno a portare negatività anche all'interno dei vostri ambienti. Per cui, nel momento in cui, mettiamo il caso, no, volessi sentire da dove proviene questo mobile prima di mettermelo in casa, no? Una diagnosi la voglio fare, perché comunque non mi fido. Allora sì, in effetti, se io andassi a sentire quel mobile, si sente la storia di quel mobile, quindi in qualche modo tu capisci qual è stato il suo precedente, e da quello puoi valutare se c'ha un'energia negativa o un'energia positiva. Faccio un esempio molto pratico che è successo a dei miei cari amici. Io avevo questi amici che sono famosissimi perché, siccome fanno mercati, fiere di continuo, cambiano spesso casa, quindi stanno in affitto una volta su una città, una volta su un'altra, sono un po' girovaghi. Una volta avevano trovato un appartamento in affitto, mi sembra Modena, perché in quel periodo gli interessava stare a Modena. Va bene, tutti belli contenti, entrano in questa casa e a un certo punto, dopo pochi giorni che ci stavano, la lei è molto sensitiva, aveva cominciato a dire a lui: ma io su questa casa non ci sto bene, ma però secondo me c'è qualcosa, ma io me ne vorrei andare, non ci dormo bene. Però lui diceva: ma perché? Cioè, in fin dei conti, vedi che è tutto a posto, addirittura il padrone di casa ce l'ha rimessa a posto proprio per farci entrare. Una mattina si svegliano e tutto il muro della loro camera era pieno di muffa, pieno, proprio muffa verdina, grigina, proprio quella che puzza. Allora, in un primo momento hanno preso la varichina e sono messi di buona lena a ripulire il muro. La mattina seguente, tutto pieno di muffa un'altra volta. Allora, visto che la casa comunque non aveva, non era comunque a contatto né con corsi d'acqua né con cose che in qualche modo potessero portare tutta sta grande umidità da riempire di muffa un muro intero in una notte, allora c'era qualcos'altro. Alla fine la lei, che appunto già non si sentiva tanto bene da giorni, ha indagato un pochino più approfonditamente e ha scoperto che il padrone di casa gliel'aveva ristrutturata la casa, ma per risparmiare nel portone d'entrata ci aveva messo una porta di una chiesa sconsacrata. Quindi, ora, che cosa possa essere successo all'interno di quella chiesa, bisognerebbe chiederlo alla porta. Però, di sicuro, era quello l'effetto che proveniva, cioè che proveniva appunto da quella porta. Quindi, evidentemente, quella porta aveva portato una particolare sua energia, tanto che riempiva di muffa tutti i muri in una notte. Ok? Quindi questo per dire che quando noi ci mettiamo in casa oggetti, non si sa quello che ci mettiamo in casa, a meno che appunto non impariamo a sentirli, in qualche modo ci autoinformiamo se è bene che ci riportiamo a casa oppure no, e allora dopo a quel punto è responsabilità nostra. Ok. Il terzo occhio. Siccome la chiaroveggenza, e qui detto terzo occhio, tutte le fantasie si, diciamo così, vanno verso altri lidi. Allora, in realtà il terzo occhio è un chakra che, se noi lo analizziamo per quello che è a livello energetico, in realtà è un vortice d'energia che in qualche modo capeggia la logica e addirittura la leadership. Quindi dice: ma che c'entra con questo? Il famoso terzo occhio, cioè il sesto chakra, in realtà a livello energetico, in una persona, diciamo così,
chiamiamola normale, è un centro energetico che comunque è a capo appunto sia della nostra capacità di comandare, sia della nostra capacità di pensare in maniera logica e anche quella di imporre la nostra persona all'interno, diciamo così, della società, no? Quindi dice, e che c'entra allora con la chiaroveggenza se in realtà a livello energetico è esattamente l'opposto? Allora, a livello energetico normale è così. Quando è bloccato porta a un iperrazionalismo e anche a dei profondi sensi di presunzione. Cioè le persone che sono molto piene di sé, no? Ah, io so tutto, io faccio tutto, tu non capisci niente, tu qui, tu là. In realtà hanno probabilmente il terzo occhio bloccato. Perché quando comunque sia c'è un approccio alla realtà iperrazionalistico, non è comunque una forma squilibrata. Quindi il terzo occhio come forma energetica, come vortice energetico che dà l'avvio alla chiaroveggenza, in che modo lo dà? Nel momento in cui, diciamo così, è libero, non è bloccato, e comunque sia nel momento in cui noi crediamo alle nostre capacità creative. Quindi il terzo occhio si avvicina, diciamo così, è la fonte energetica della nostra chiaroveggenza nel momento in cui gli diamo la possibilità di essere la nostra energia creativa, perché comunque sia la chiaroveggenza a modo suo è anche una grossa fonte di creatività. Quindi nel momento in cui questo vortice di energia non è bloccato e soprattutto non abbiamo paura di esprimere la nostra creatività, ecco che è molto facile che possiamo entrare in contatto con la nostra capacità chiaroveggente. Ecco, quando il terzo occhio si apre, allora, partiamo dal presupposto che la paura è un'energia fortemente bloccante per tutti i chakra, compreso anche il terzo occhio. Per cui la paura di scoprire, per esempio, queste caratteristiche già, per esempio, è bloccante a livello proprio energetico del terzo occhio. Allora, quando il terzo occhio si apre, si può avere per esempio un senso di pressione al centro della fronte, quasi leggermente doloroso, un senso di pressione nelle tempie, una pulsazione colorata di fronte agli occhi, cioè avere qualche visione colorate, macchie colorate del campo visivo, distorsioni anche del campo visivo, cioè a volte potrebbe sembrare che appunto un oggetto si muova, no? E questo potrebbe anche far paura perché dice ma che sono spiritato, invece in realtà è il terzo occhio che comunque si sta aprendo. Ecco, quindi o che le cose respirano o cambiamenti nello stato psicofisico, ipersensibilità e intuitività. E questo per esempio quando lo vediamo, io l'ho potuto sperimentare qualche giorno fa, perché ero stata messa di fronte a una situazione un po' complessa, dovevo presentare un documento nel giro di 48 ore, valutando un altro documento che era un malloppo forte, grosso, così che io in 48 ore, neanche se non dormivo, avrei potuto avere la facoltà di poter leggere, no? Ecco, in questo caso ho fatto riferimento alla mia chiaroveggenza, la mia intuitività, in maniera intuitiva in qualche modo sono riuscita a predisporre nel tempo previsto e anche, diciamo bene, quel documento che in realtà mi era stato dato anche per mettermi in difficoltà e per vedere, no? Cioè, vediamo se questa se la cava. Però io in qualche modo, come dire, qui ho chiamato il mio terzo occhio, ho detto mi c'è bisogno, perché se no... E quindi ho dato spazio alle intuizioni, quindi a tutti quei suggerimenti che noi spesso non gli diamo retta per niente, perché pensiamo che stiamo pensando delle stupidaggini, quando invece l'intuizione è quella scintilla che porta all'idea geniale.
è la via breve, diciamo così, della nostra mente che arriva subito al risultato senza passare per tutto il processo logico. E in qualche modo, tramite la chiaroveggenza, queste intuizioni possono aumentare nel numero e se noi gli diamo la giusta importanza potrebbero risolverci diversi guai. Oh, adesso facciamo alcuni esercizietti per sbloccare, diciamo, questo nostro terzo occhio. Allora, prima partiamo dal presupposto che per chi fosse amante delle pietre e soprattutto delle energie delle pietre, diciamo che il quarzo rosa aiuta tantissimo allo sblocco, diciamo, del terzo occhio. Però adesso facciamo un bellissimo test. Dunque, io voglio un po' di persone perché adesso lo voglio prendere. Allora, tu